Ciao da Goccia e rieccoci out of the box. Oggi vi vado a parlare di Horizon, un Kickstarter del 2018 della Daily Magic Games di Levi Mott, dove noi, due, cinque giocatori, della durata in un'oretta di tempo circa, andremo a esplorare lo spazio, colonizzarlo, raccogliere risorse e cercare di ricevere più conoscenza possibile, facendosi aiutare da degli alieni in giro per la galassia, anche loro. E andiamo a vedere come. Per prima cosa andremo a scegliere se giocare con un lato simmetrico o asimmetrico. Lato simmetrico si riconosce da questo asterisco dove le azioni e i vari costi sono uguali per tutti, o se no, di qua cambiano alcune cose come dove poter costruire e le azioni che si hanno a disposizione. Fatto ciò, ogni giocatore riceve la propria plancia, questi segnalini di presenza e le strutture che sono colonie, raccoglitori di metallo, estrattori di energia e li andiamo a piazzare qua sopra. Poi mettiamo a portata di mano le varie risorse che sono metallo, conoscenza e energia, e ciascun giocatore ne prende due energia, due metallo e una conoscenza e se le mette sulla propria plancia e resta a portata di mano. Poi dividiamo le carte degli alleati alieni per simbolo, sono cinque carte per simbolo che vanno a riprendere le azioni, le mescoliamo e le mettiamo a portata di mano. Dopodiché, una volta scelto il primo giocatore, mettiamo queste stelle in centro al tavolo in base al numero di giocatori. Poi, a partire dal primo giocatore, metteremo le varie tessere dei pianeti dentro un sacchetto. Il sacchetto, questo qui, non è quello che trovate nella scatola, ma è questo qui che è leggermente più piccolo, come vedete, per le manone. E il primo giocatore tira fuori la prima tessera, sceglie da che lato piazzare il pianeta e lo va a piazzare su una stella. Poi prende questi segnalini e lo piazza sopra il pianeta appena estratto per dire che lui potrà interagire con quel pianeta. L'altro giocatore farà la stessa cosa, però lo andrà a piazzare in una stella dove non è presente già un pianeta. Piazzerà anche lui il pianetone e potrà scegliere quale dei due mettere il segnalino per dire che può interagire. Quindi non è costretto per forza a farlo con il pianeta appena pescato. Fatto ciò, si prendono le carte obiettivo segreto e si forma un mazzo in base al numero di giocatori indicato in basso a destra. Le carte obiettivi segreti ovviamente daranno punti vittoria in base alle varie richieste, tipo avere 10 risorse tra tutti e due i tipi, oppure non avere più di due estrattori di metallo in gioco, eccetera, eccetera. Si mescolano nel mazzo e se ne danno due a giocatore. Fatto ciò, si può iniziare a giocare. Durante il proprio turno, il giocatore potrà andare a fare due azioni tra quelle presenti qua sopra nell'ordine che preferisce. La prima azione è esplorare, si va a prendere un pianeta dal sacchettone come nel setup iniziale, sceglie il lato che preferisce, lo va a piazzare in un sistema dove già non ci siano sei pianeti. Un pianeta dovrà essere sempre collegato alla stella di quel sistema. Una volta che ha fatto ciò, può guadagnare un punto conoscenza e si prende il punto conoscenza. Se non ci dovesse essere la possibilità di poter piazzare il pianeta perché i sistemi solari sono tutti completi, si può sempre eseguire l'azione per ricevere il punto conoscenza oppure per andare ad attivare una delle carte collegate all'azione che andiamo a fare. Questo vale per tutte quante le azioni. La seconda azione possibile è adattare. Vado ad attivare un pianeta di quelli che sono presenti nell'area di gioco, in questo caso verde o viola. Avendo già il viola attivato, mi vado ad attivare il verde. Perché facciamo questo? Perché poi attivare un pianeta ci permetterà di poter costruire sopra quel pianeta. Inoltre possiamo andare a prendere una delle cinque carte alleati alieni da poter mettere di fronte a noi e utilizzarla quando andremo a fare l'azione corrispondente al simbolo. Quando si vanno ad attivare le carte alleato, la prima volta si gireranno e la seconda volta verranno scartate e rimesse sotto il relativo mazzo da cui le abbiamo pescate, seguendo sempre l'icona che c'è indicata.
La terza azione è costruire, pagando le risorse indicate nel pianeta, perché come possiamo vedere in ciascun pianeta non è possibile sempre costruire tutto. Per esempio, qua si può costruire un estrattore di metallo e uno di energia, qua solamente metallo, metallo, qua solo energia, eccetera, eccetera. Ma in tutti quanti si potrà costruire una colonia e questo è il costo da pagare in energia e in metallo per poter costruire quella struttura. Partendo sempre da sinistra verso destra e pagando le risorse andremo a costruire nei pianeti che avremo attivati. Quindi in questo caso io pagando 2 energia e un metallo potrò costruire o un estrattore di energia oppure di metallo in un pianeta verde, quindi posso fare di questo. Da tenere presente che in ciascun pianeta ci sono solo 3 spazi disponibili per poter costruire le strutture. Inoltre, se si dovesse andare a costruire in un pianeta dove è già presente un giocatore, entrambi i giocatori potranno prendere una risorsa a propria scelta. Se non ci dovessero essere abbastanza risorse, si va a eseguire questa azione in senso orario, a partire dal giocatore che ha costruito la struttura. La quarta azione è raccolta. Andiamo a raccogliere una risorsa per costruzione che abbiamo nel sistema solare e a ricordarcelo ci sono questi simpatici numerini qua, quindi in questa situazione 3 energia e 3 metallo. L'ultima azione possibile è cospirare, dove potremo pescare 2 carte missione, una alla volta, oppure una carta missione e una delle 5 carte alieno disponibili tra queste. Dopo aver eseguito le due azioni, alla fine del proprio turno non si potranno avere più di 5 carte alleato, compresa anche quella iniziale che potrà essere scartata nel caso, ma non viene rimessa nelle pile come quelle degli alleati che vengono utilizzate, ma viene proprio rimossa dal gioco. Non si potranno avere più di 10 risorse metallo o 10 risorse energia. La partita termina immediatamente appena, come ricordato qua sotto, un giocatore piazza la sua quinta e ultima colonia. Il gioco finisce immediatamente e si vanno a conteggiare i punti. A fine partita, per determinare il vincitore, si andranno a controllare 3 fattori per vedere chi avrà fatto più punti. Uno è il controllo di una stella, andando a contare quanti punti controllo a ciascun edificio. Gli edifici, gli estrattori danno 1 punto, le colonie danno 2 punti. Quindi in questo caso il viola ha 4 punti, il verde ne ha 5. E quindi si prenderà 6 punti conoscenza, il secondo se ne prende 3. In caso di pareggio, come primo posto, il primo se ne prende 3 e il secondo se ne va a prendere 1. In caso di pareggio, come secondo posto, si prendono entrambi il punto vittoria. Poi si vanno a contare i punti guadagnati dalle missioni e poi si sommano i punti conoscenza acquisiti durante la partita. Chi avrà più punti sarà il vincitore. In caso di pareggio si va a vedere chi ha più risorse. In caso di ulteriore pareggio si va a vedere chi ha più punti dati dalle missioni. Se c'è un altro pareggio, e controlleranno tutte e due la galassia in egual modo. Per chi ha già giocato a Valeria con questo gioco, qualche meccanica se la ritroverà sicuramente molto molto familiare rispetto all'altro, non che sia un Valeria nello spazio, da intendersi, ma un pochino gli assomiglia e rasenta vicino. Come scalabilità 2-5 giocatori, le tempistiche sono buone, vedete, a meno che non ci siano sempre i Celestici Pensatori, ma questo ormai smetto di dirlo perché ne do abbastanza per scontato. C'è da dire che in 2 giocatori il sistema di punteggio finale, invece di essere per sistema solare, è per pianeta, che c'è la maggioranza, si prende 1 punto. Scala anche bene in quel modo. I fastidi, l'interazione non è che ce ne sia tantissima, se non ti prendo lo spazio nel pianeta per poter farti evitare di costruire, per dare la maggioranza, oppure ti prendo una carta di quelle aliene che ci sono. E tra l'altro è simpatico il sistema di giro una volta, giro la seconda e poi come me la vado a infilare sotto il mazzo e la scarto. E puoi anche tenerla perché alcune missioni ti danno punti per le carte alleato che non hai utilizzato. E appunto per le missioni è la cosa, la nota negativa da tirar fuori è proprio questa, che alcune missioni sono veramente facilissime, magari ti capita già la carta missione fatta senza aver fatto un minimo sforzo, mentre altre sono quasi impossibili. Ti arrivano, vedi che non è minimamente fattibile e la devi mettere lì e utilizzare altre azioni per poter riprendere carte missione per i punti.
Comunque, detto questo, il gioco rimane piacevole, facile da spiegare. Il regolamento copre qualsiasi dubbio, tutte le icone, ti spiega tutte le carte, quindi un regolamento ben fatto con esempi che spiegano qualsiasi situazione. Detto questo, ci vediamo giovedì prossimo con Out of the Box e un altro gioco. Vi rimando a tutto quello che concerne la Tala, vari canali social e non. Buon gioco e alla prossima. Ciao!